Cari amici, buongiorno e benvenuti ad un altro appuntamento con Gesù. Come vedete, lo sfondo questa volta non è più un'officina meccanica, ma è un'altra officina, una carrozzeria. Dietro a me vedete un forno dove si asciugano i pezzi che vengono verniciati e dietro di me un'auto che, ecco, è pronta per essere rimessa a posto. Sembra tutto sommato uno sfondo come un altro, e invece vedrete che proprio questa carrozzeria ci aiuterà a capire il Vangelo di oggi, che vede Gesù raccontare una parabola sulla preghiera. E racconta di due uomini che erano andati al tempio a pregare. Il primo, vestito di tutto punto e di bell'aspetto e anche una bella persona, va davanti all'altare e nella sua preghiera ringrazia il Signore che non è come altri, che invece sono persone disoneste, gente di malaffare, soprattutto come quell'altro che lui vedeva in fondo al tempio e che non aveva nemmeno il coraggio di alzare lo sguardo al cielo per pregare, ben consapevole il peccatore che quello era un luogo per santi, santo, come appunto si sentiva questo che continuava a parlare di sé, di tutto il bene che faceva, in offerte fatte di qua, in preghiere fatte di là, a differenza invece di quell'altro in fondo, che in cuor suo pregava solo così: Signore, abbi pietà di me, peccatore. Gesù dice che di questi due, del primo, che si era sbrodolato in lunghi soliloqui dove al centro c'era solo lui e la sua bravura, Dio non sentirà alcuna parola. Accoglierà invece quel breve pensiero del peccatore che non aveva coraggio di alzare lo sguardo al cielo, ebbene quel cielo si aprirà e ascolterà e accoglierà quella preghiera. Vedete, questa carrozzeria, quando nacque, venne fondata da un prete, un certo Don Giovanni, mio predecessore, venne istituita soprattutto per insegnare ai ragazzi una cosa: di non disprezzare le cose quando sono rotte o quando non sono belle come quando erano nuove. La carrozzeria ha il grande valore di riparare le cose e tutti coloro che fanno un incidente sanno bene cosa significa avere un buon carrozziere che non ti faccia spendere un patrimonio, ma possa rimetterti a nuovo il pezzo che per colpa tua o per colpa della vita si è rovinato o addirittura rotto. Ecco, come un carrozziere recupera qualcosa di rotto, così il Signore non guarda solo le belle macchine, non si preoccupa solo della gente che si pone bene, sa vedere oltre e ha cura proprio di quelli, un po' come fa questa scuola.